Stavolta la finalissima Scudetto non c'è, ma le mura si conferma tra le più belle realtà del basket femminile italiano. La Gesam Gas Lucca non riesce a ripetere l'impresa di gara 1 e termina la stagione nella quarta sfida della semifinale playoff, sconfitta in modo netto 76-53 da un Famila Schi obiettivamente superiore e ancora troppo forte. A differenza delle prime tre battaglie, Lucca parte col piede giusto con determinazione e grinta, ma a metà del secondo quarto le campionesse d'Italia riescono ad alzare lo spessore della loro difesa, sicché la squadra di Diamanti perde lucidità ed energia e il divario si fa subito complicato da recuperare. Schio rispetta il pronostico della vigilia, ma ancora una volta la Gesam Gas riesce a mettere paura alla corazzata Orange, chiudendo un'altra grande stagione ai vertici del campionato. Venendo al dettaglio della partita del Palatagliate, i due quintetti si affrontano subito con determinazione sul filo dell'equilibrio, tanto che il primo quarto si chiude con Bagnara e compagni avanti 18-16. Nella seconda frazione la musica non cambia, ma sei minuti dal termine Sottana, Nadaleng e la solita sentenza Macchi scavano un piccolo ma significativo break. All'intervallo lungo il tabellone recita 35-26 a favore delle ospiti, ora si complica. Nella ripresa le Orange insistono e trovano buone soluzioni offensive con massimo vantaggio anche di 25 punti sul 58-33. Nel finale succede poco, Schio gestisce l'ampio vantaggio e vola meritatamente in finale, l'ennesima per la Famila che se la vedrà con le siciliane del Ragusa. Le mura esce comunque a testa alta e tra gli applausi il capitano Beba Bagnara piange a dirotto, ma questa squadra, che pare avrà ancora Mirko Diamanti alla guida tecnica, non ha affatto chiuso un ciclo, anzi può continuare a regalare soddisfazioni al suo splendido pubblico.